Dal nostro lettore Sergio Catalano riceviamo l'invito ad occuparci di un tema importante, che però è pressoché assente nel dibattito politico e sindacale. La questione che il lettore ci sottopone riguarda il tema del ruolo unico dei docenti. In realtà, almeno sulla carta, il ruolo unico già esiste ed è riconosciuto sia da norme di legge sia da quelle contrattuali. La funzione docente, infatti, non varia al variare dell'ordine di scuola in cui si insegna e questa disposizione risale addirittura al vecchio stato giuridico contenuto nel decreto delegato 417 del 1974. La legge delega da cui aveva avuto origine il decreto, la 477 dell'anno precedente, prevedeva la formazione universitaria per tutto il personale e questo giustificava la norma sulla unicità della funzione. Come si sa, però, fino alla fine degli anni 90 l'obbligo della laurea per poter insegnare anche nell'infanzia e nella primaria era rimasto lettera morta. Adesso il tema potrebbe tornare d'attualità dal momento che le nuove regole per il reclutamento prevedono proprio la formazione universitaria per tutti. Nel concreto, però, per rendere pienamente operante il ruolo unico risulterebbe necessario equiparare anche il trattamento economico e qui ovviamente nascono i problemi. Oggi lo stipendio lordo iniziale di un maestro è inferiore di circa 1.700 euro annui rispetto a quello di un professore di scuola secondaria e fra gli stipendi di fine carriera la differenza arriva persino a 4.000 euro. E poi bisognerebbe aumentare anche le retribuzioni dei docenti di secondaria di primo grado che da un certo scaglione in su sono inferiori a quelle dei colleghi delle superiori. A conti fatti, per portare tutti i docenti allo stesso livello stipendiale sarebbe necessario almeno 1 milione di euro. Ma soprattutto per fare questa operazione bisognerebbe lasciare invariate le buste paga dei docenti della secondaria di secondo grado. I nodi, come si può comprendere, sono parecchi e almeno nell'immediato è difficile che possano essere sciolti. Su questo tema vi invitiamo a seguirci, a scriverci, mandarci le vostre osservazioni, i vostri interventi, seguiteci sul canale YouTube e seguiteci anche nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it.